considero un elemento che di orgoglio che la prima edizione del giornalismo alimentare si sia svolta a Torino. Mi auguro che si renda permanente questo appuntamento, come tanti altri, nella nostra città, e la nostra città è pronta a sostenere questa iniziativa. Mangiare bene, bere bene, cibarsi bene in modo sano non è solo un'aspirazione, viene percepito come un diritto. C'è una differenza tra aspirare ad una cosa e percepire che quella cosa invece è un diritto, perché nel momento in cui sei consapevole che sei titolare di un diritto, giustamente pretendi il diritto di esercitarlo e pretendi che quel diritto sia tutelato e che ne sia sanzionate le violazioni. Quindi si apre un campo, no, del tutto nuovo e più avanzato. Voglio parlare anche di che cosa significa la monocultura in un determinato posto. Voglio parlare di che cosa significa l'inquinamento alimentare. Voglio parlare di che cosa significa l'educazione alimentare nella scuola. Voglio parlare di che cosa significa ragionare di geopolitica dell'alimentazione, della fame nel mondo. La situazione dal punto di vista dei contadini siriani è drammatica, sono sotto schiaffo, ergo non producono più cibo, non producono più cibo. Questa denuncia è stata fatta molto in maniera molto chiara da Graziano da Silva in un suo intervento, dicendo: attenzione, siamo davanti a una catastrofe di tipo epocale. Cioè, quelli che sono rimasti in Siria non sono solo sotto le bombe, ma sono anche in una situazione di carenza alimentare che li porterà a una situazione di disastro e di depauperamento proprio delle loro forze fisiche. Non dimentichiamo anche i temi legati al climate change, alla mutazione del clima, che può essere una grande minaccia naturalmente per la sostenibilità del sistema alimentare a livello globale, ma nello stesso tempo è anche un grandissimo terreno di discussione, di ricerca, per cercare di arrivare naturalmente a fornire degli strumenti che consentano di mitigare l'azione drammatica di un fenomeno di questo genere, che può davvero cambiare la filosofia, la fisionomia internazionale del mondo della produzione alimentare.